Facciamo una respirazione pratica con una visualizzazione. Sapete che visualizzazione aiuta a collaborare, far collaborare, equilibrare l'emisfero destro col sinistro, sinistro col destro? Sì, accade. Ovviamente tutte le respirazioni, quelle classici dello yoga, viene fatto per controllare la mente e i sensi, per far tornare i sensi, cinque sensi, verso il mondo interno, portando alla concentrazione e solo dopo raggiungiamo la meditazione. Sapevate, sì o no? Respirazione, controllo delle mente e dei sensi, concentrazione e meditazione. Qua utilizzeremo anche la visualizzazione. Sì, io sono James, maestro di yoga, da 41 anni che insegno in Italia. Mi fa molto piacere che siete qui. Una volta che è finito il video, di sicuro avrete piacere di cliccare sul campanello che registrare nel nostro canale YouTube. Ok? Se siete pronti, delicatamente chiudete gli occhi. Ovviamente seduto comodo, come può, con la schiena dritta, dolcemente chiudete gli occhi. Se per caso da coprire, dovete sentirete freddo perché 20 minuti di pratica, potreste sentire freddo, mettere una maglia o qualcosa di coprirsi, meglio avere. Allora, dolcissimamente chiusi gli occhi. Prima di tutto vi chiedo provocare un po' di gioia per stare con voi stessi. Senza gioia non vale niente. Tutto quello che facciamo, facciamo finalmente per gioire, creare emozioni positive. Se voi avete il piacere di stare con voi, è una grandissima vincita. Piacere di stare con noi stessi. Il piacere non si può esprimere senza un sorriso. Potete esprimere il piacere senza sorriso? Non si può. Allora, se non state sorridendo, vuol dire che non state esprimendo, state solo pensando. Se realmente esprimete la gioia di stare con voi, avrete un sorriso. Godendo il sorriso, espandendo col sorriso in tutte le singole cellule, tutte le cellule sorridono. Vi chiedo immaginare un fiore, qualunque fiore che vi viene. Faremo questa immaginazione davanti alla nostra fronte. Visualizziamo questo fiore davanti alla nostra fronte. Individuate i suoi colori. Immaginate il suo profumo, percepite la sua forma e poi pensate che voi siete dentro questo fiore, nel nucleo. Siamo capaci di immaginare di essere proprio dentro questo fiore. È vero, qualcuno di voi non potrà riuscire perché, come avevo accennato prima, solo quando emisfero destro e sinistro collaborano in un modo perfetto possiamo riuscire di visualizzare alcune particolari come questo caso di sentire di essere nel nucleo. Qualunque caso, semplicemente vedendo da fuori come un estraneo o sentendo di essere nel nucleo. Vi chiedo di immaginare che questo fiore si apre, piano piano si apre. I petali aprono con delicatezza. Notate, anche il fiore sta sorridendo. Chiudiamo piano piano questo fiore, immaginiamo che chiude. Non vi sto chiedendo di respirare ancora, respiro è naturale. Vogliamo provocare questa chiusura? Vi
godendo quella chiusura. Sentiamo di nuovo. I petali ricevono il messaggio di apertura col segnale elettrico partito dal nucleo. Il fiore inizia a riaprire. Espanderà il suo colore, il suo profumo, persino un sorriso. Mentre chiuderà questo fiore, molto delicatamente, molto silenziosamente, dovremo espirare, mandare fuori l'aria, non con la bocca, con il naso. Lasciate chiudere, piano piano chiude, espira. Ovviamente siamo pronti per far aprire di nuovo. Naturale, nascerà l'inspirazione. Vi chiedo di fare solo 10 respirazioni consecutivi. Minimo 10 respirazioni consecutivi. Avete capito? Espandendo, aprendo, si inspira. Chiudendo, si espira. Stiamo notando che il fiore, già a sua natura, apertura è molto lento sui petali, aprono molto piano. Infatti non abbiamo possibilità di pensare, persino impossibile pensare che apra e chiude veloce. E infatti stiamo notando che si apre piano e chiude piano. Secondo quella dolcezza e lentezza dell'apertura del fiore, stiamo addolcendo il respiro. Voi non dovreste preoccupare della respirazione profonda e lunga. Dovreste gioire godendo il suo immagine, colore, profumo, dolcezza. Godete questa dolcezza, vivete con la luce del sorriso, profumo. Siccome abbiamo deciso di stare con noi, con gioia, non dovremmo avere fretta, nessuna fretta. Di sicuro accorgerete, man mano che farete inizia a rallentare, addolcire il respiro, di conseguenza anche il battito del cuore rallenterà, addolcirà. Questa dolcezza che state usando per inspirare ed espirare viene espanso in ogni singola cellula, nella vostra mente, di sicuro il cervello. Comunemente uno pensa, respira solo per aumentare la capacità vitale dei polmoni, respira per ossigenarsi, non c'è dubbio, anche quello. Miracolosamente accade tantissime altre cose. Non preoccupate se per caso avete già fatto 10, vi ho dato solo un segnale per tenere la concentrazione, vi chiedo di fare ancora qualche volta. Io non parlerò per un po'.
Di sicuro vi verrà sonno. Non dovreste preoccupare, godere anche col sonno. Continuate ancora per qualche volta. Decidiamo di completare la pratica. Addolcisce, rallenta. Addolcisce, si rallenta. Morbidisce consapevolmente il viso. Tiene separato un pochettino le labbra, accorgendo di non avere più quasi bisogno di respirare. Ripeto, notate il respiro naturale. Non sentite quasi bisogno di respirare. Il vostro corpo fisico è molto morbido e la mente ha riuscito di stare con il corpo, con il respiro, ritirando i suoi sensi. Piano piano, raggiungendo la concentrazione, ovviamente con una pratica costante, scivoleremo nel silenzio profondo, consapevolmente, che sarebbe la meditazione che accade. Vi chiedo di tenere il sorriso. Godendo il sorriso con un certo piacere, piano piano apriamo gli occhi. Vi faccio vedere solo una ispirazione ancora, così finiamo. Con dolcezza potete massaggiare un attimo il viso con le mani per finire. Per facilitare, volendo, la pratica potrebbe essere l'inizio, immaginare il fiore socchiusi, poi faccio vedere due respirazioni. Per esempio, chi di voi non ha potuto concentrare bene, questo gesto con la mani aiuterà molto a fermare l'attenzione e concentrazione. Va bene, vi aspetto per il prossimo video. Sapete quello che ho detto prima, ovvero cliccare e registrare. Ok, grazie.